Siamo qui con Vincenzo Fasone, ideatore di questo bellissimo evento della Sagra della Favazza. Signor Fasone, come le è venuta quest'idea, questo evento? Allora, innanzitutto io credo che un'idea, quando veramente si può definire tale, non è mai di una singola persona. Qui c'è un gruppo di persone che ha ragionato attorno ad alcuni presupposti che sono principalmente legati ai temi dello sviluppo di questo territorio, partendo da quelle che sono le tradizioni. Su questo lavoriamo da tempo. Qualche giorno fa, o meglio, ormai qualche mese fa, abbiamo avuto la possibilità di notare, è stato Alessandro Filicicchia che ha notato un post su Facebook di una nostra concittadina, Rosaria Polizzotti, che segue un suo blog che riprende alcune ricette tipiche della cucina nostra. E proprio quel giorno ha notato e ha recuperato alla sua mente quella che è la ricetta della favazza termitana, perché lui da bambino ricorda quando la si faceva, la si portava al forno, dove lui andava ad aiutare la famiglia. E allora da lì, passo dopo passo, è venuta fuori l'idea, che nasce dal mettere insieme tutta una serie di esperienze. Chi metteva il ricordo, chi metteva la capacità organizzativa dell'evento, chi metteva a disposizione il contatto di un gruppo che oggi sta partecipando. Insomma, si è fatto rete attorno ad un'idea, che è un'idea certamente di promozione di un prodotto, ma è anche un'idea di promozione di un territorio. Sono certo che già avrete fatto delle riprese e forse a Termini Imerese non si vedeva così tanta gente per un evento che va al di là di quelli canonici termitani, mi riferisco al carnevale, ad altri eventi che comunque riescono ad attrarre un buon pubblico, realmente da molto tempo. Io credo che su questa strada Termini Imerese, soprattutto i termitani, possono avere tante altre belle idee per poter costruire insieme opportunità di sviluppo per questo territorio. Quindi questa è l'ennesima prova che basta veramente poco per creare qualcosa di bello. Allora, sul basta poco, questa iniziativa nella sua interezza parte da finanziamenti zero. È tutto autofinanziato dalla stessa organizzazione. Come sapete c'è una lotteria che è stata abbinata alla Sagra della Favazza. Non abbiamo ricevuto alcun contributo da parte di nessuno. E questo sta a significare realmente che quando la forza è la forza delle idee, poi si trovano anche le risorse, perché sono certo che questa sera, quando andremo a chiudere i conti, perché bisognerà fare anche quello, avremo avuto la possibilità di coprire quelle spese che comunque ci sono state, perché è ovvio, per organizzare una manifestazione, seppur in modo molto semplice, alcuni costi bisogna pur sopportarli. Ma siamo fiduciosi, abbiamo assunto questo rischio, eventualmente di rimetterci anche qualcosa di tasca noi, però in realtà eravamo convinti che la manifestazione, la risposta della città e del comprensorio sarebbe stata quella che oggi è qua davanti agli occhi di tutti. Siamo qui col signor Di Garbo, ci parli un po' dell'aspetto organizzativo, di come funziona questa Sagra della Favazza. Sì, allora, qua siamo nella biglietteria. Vendiamo i ticket a 2 euro, la gente può decidere di prendere la porzione di favazza ovunque da tutti i panificatori che hanno deciso di partecipare alla nostra sagra. Con 2 euro hanno una porzione e parteciperanno anche al sorteggio che ci sarà il 14 gennaio e si vinceranno 3 premi. Il primo premio è un percorso benessere per 2 persone. Il secondo è un overboard cosa per giovani e il terzo è un buono speso da 150 euro da spendere appunto. E quindi il 14 gennaio cercate su Facebook Sagra della Favazza e saprete qual è il vincitore. Siamo qui con un illustre passante, chiamiamolo così, il signor Palatino. Cosa ne pensa di questa manifestazione? Mi pare che è la seconda volta o la terza volta che già si ripresenta, ma certamente è una bella iniziativa. Richiama un po', mette un po' di effervescenza in questa nostra comunità che ha bisogno di rialzarsi.
Quindi spero almeno dalla presenza, dagli stand e da tutto, vedo che sicuramente riuscirà benissimo, benissimo. Ma speriamo che continui anche in futuro per rilanciare questa nostra comunità. Concludiamo questo nostro servizio dedicato alla Sagra della Favazza con il sindaco. Francesco, un tuo giudizio di come è andata questa serata, da quello che hai visto? Guarda, è stata veramente un bagno di folla. Abbiamo registrato migliaia di presenze e tutto ciò dimostra che Termini Imerese ha la voglia di rinascere, di ripartire da zero, di tratteggiare una linea e finalmente di ripartire dalla cultura, dallo sviluppo del turismo, delle attività produttive. Tutto ciò che è enogastronomia, è turismo e attività produttive. E la favazza termitana che troppo spesso aveva perso, per troppo tempo aveva perso quella identità propria della nostra cultura termitana. Finalmente, grazie anche alla volontà di tantissime associazioni di volontariato, in primis Termini Imerese della mia città, che ringrazio pubblicamente, ma ancora Radio Panorama, Teletermini, il Maestro Russo, i panificatori che hanno voluto aderire a questa iniziativa, gli sponsor, Calamaio, tutti veramente tanti, tantissimi, tutti uniti per un unico obiettivo. Vedo lì là sopra che la luna ha consentito, quindi il cielo ha consentito anche di mantenere un clima favorevole, anche se freddo e umido. E devo dire che tutto ciò, con questo profumo di favazza, di cipolla, tipico dei tempi nostri, quando eravamo più piccoli, che tra i vicoli c'erano le favazze svolazzanti, che con le teglie i nostri genitori andavano nei panifici a far cuocere queste grandi teglie, a far cuocere la pizza tipica del prodotto termitano, oggi stiamo rivivendo quell'emozione. Sono certo che questa è la prima di tantissime edizioni che non potremo far perdere, che faremo ogni anno nella settimana antecedente, la settimana dell'Immacolata, che sappiamo che è la prossima settimana, e tutti insieme, in un unico abbraccio, stretti tra la folla, vedremo finalmente rinascere questa città che per troppo tempo è stata mortificata da scelte sbagliate del passato. Grazie a tutti ancora e arrivederci al prossimo anno. Un abbraccio.